Ciao, eccoci qui per un nuovo video. Oggi video prodotti cibo finiti. Prima di iniziare vi dico che sulle labbra ho questa combo, un rossetto di Rare Beauty nella colorazione Worky. Adesso è la prima scritta, adesso spero che lo inquadri. E la matita labbra di Kiko, quelle automatiche nella colorazione 400 404. E questa sarebbe la combo labbra. Per il resto ho solamente mascara, non mi sono truccata gli occhi. Ok, iniziamo con questo video. Sogni d'oro, orti e frutti, cocco, zucca e cardamomo. Questo tè. Allora, il cocco io non l'ho sentito, non so se ce ne sia poco all'interno, se io non avessi il palato per sentire il cocco. Comunque io non ho sentito questo gran gusto di cocco. Però nell'insieme è buono anche questo tè. Io lo utilizzo come un tè classico. Cosa c'è scritto? Frutta e verdura in infusione di gusto e benessere. Comunque, molto interessanti questi mix per cambiare gusto dei tè. Della Lindt, questa cioccolata con all'interno il gusto al limone. Sì e no, nel senso che il gusto, la cremina all'interno gusto limone, sa di limone, però secondo me sa di un limone alquanto chimico, per cui è questa cosa che mi ha un po' deluso, perché sentivo il gusto da limone chimico, non da limone spremuto, secondo un mio parere. Per cui per questo motivo diventa un nì. Però come idea di cioccolata con il ripieno non è niente male. Altra cioccolata nero extra fondente arricchito con granella di cacao. Buono! Questa granellina di cacao è un poco croccantina. Per cui veramente veramente buono, questo mi è piaciuto e anche come gusto non è eccessivamente amaro, per cui mi è veramente piaciuto questa cioccolata, sempre questa è della Novi. Altro tè mango e melograno dell'Angelica, l'ho trovato un po' troppo amarognolo per un mio gusto, anche se ci mettevo lo zucchero mi rimaneva un sentore di amarognolo che non mi è molto piaciuto, per cui questo un altro nì è dell'Angelica, mi sembra di avervelo detto. Altra cioccolata, sempre della Lindt, questa volta con la cremina alla menta. Rispetto a quella con la crema al limone, questa la cremina alla menta, vorrei quasi dire che mi è piaciuta di più, però deve piacere la menta, però il discorso è sempre lo stesso. Cioccolato all'esterno e all'interno questa cremina. Mi cado, ogni tanto li prendo quelli Noir, questi col cioccolato più fondente, buoni anche questi. M&M's, queste qui ogni tanto le prendo, queste qui con le noccioline all'interno, gli arachidi all'interno, molto 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 buoni. Vado a periodi, i periodi li consumo velocemente, dei periodi li tengo più in dispensa, però molto buoni. Bauli, i mini croissant, io ho preso quelli alla crema all'albicocca, se non erro c'erano anche quelli alla crema al cioccolato. Mia che qui, tra il cornetto del bar e il cornetto così confezionato, la differenza è parecchia, per cui non mi sono molto piaciuti, mi sapevano di un po' di brioche mollacciose, per cui non mi hanno molto molto convinta questi brioche, questi croissant della Bauli.
Filetto di salmone in olio d'olivo, gusto affumicato con grani di pepe di Rio Mare. Allora, buono anche questo, però preferisco quello grigliato. Infatti sono riuscita a ritrovare quello grigliato e l'ho ripreso. E secondo me quello grigliato ha una marcia in più per un mio gusto. Ma comunque buono anche questo qui, del marchio Rio Mare. Questo è stato cotto al vapore. Pasta Zara, costa poco e ha un buon gusto. Questi qui erano i chifferi rigati, non mi ricordo più che formato fossero. Comunque, buona anche questa pasta. Dei sapori e piaceri presi alla Famila, perché è la Famila che tiene questo marchio, le golosine, questi biscottini fatti così, con all'interno il cioccolato. Vi devo dire che questi mi sono piaciuti, molto, molto buoni, assomigliano, adesso non mi viene più il nome, di Crispy, forse, gli altri biscotti rotondi che ci sono con vari gusti di cremine al loro interno. Vorrei dire che questi sono anche più buoni, molto buoni questi biscotti. Un altro tre, tè Tropical Vibes, l'ho preso ad Acadoro e mango e lemongrass, ma questo era buono, sempre in filtri, questo era in 12 filtri a forma di piramide e molto interessante anche questo tè. Classico tè della Twing, questo qui era tè nero aromatizzato, zenzero e agrumi, buono anche questo, solamente che tendo ad acquistare più marchi meno conosciuti da un mio punto di vista, perché esempio questo mi ha un po' stufato come gusto perché l'ho talmente preso che ormai lo conosco a memoria, mentre altri marchi che vorrei quasi dire, non so se siano sottomarchi, marchi che non ho mai sentito, mi piace acquistarli perché cambio gusto di tè. Cioccolato Novi, questo qui con la gianduia e nocciole, sempre buono. Ho voluto assaggiare, vi dico già che non mi è piaciuto, il Lestatè Infusion Mix zenzero e limone e tè nero. Non mi è piaciuto, aveva un gusto troppo, non saprei neanche definirlo, non mi è piaciuto come gusto, diciamolo così. Mentre una cosa che mi piace acquistare sono i succoso di San Benedetto, qui ne ho uno in rappresentanza che è mango e mela, però in generale mi piacciono un po' tutti questi succhi di San Benedetto, hanno fatto veramente un buon lavoro che mi almeno vedendo la pubblicità mi sembra che sia stata una novità di quest'anno, se non erro. Comunque molto molto buoni. Della Food Spring ho voluto provare le protein cream alla nocciola. Non mi è molto piaciuta, era un po' appiccicosa in bocca. Non era quella scioglievolezza della crema tipo Nutella, tipo crema Novi. Era un po' appiccicosa, non so come definirla, e un po' che le legava la lingua, per cui non mi è molto piaciuta per questo motivo. Anche il gusto, non è niente di che. Di questo marchio ho visto anche cocco e nocciola. Ero quasi tentata di prenderla, ma poi ho pensato se non mi piace, per cui la devo ancora acquistare. Però vi devo dire che un pensierino l'avevo fatto sulla crema alla nocciola e cocco. Di saper di sapori, sempre alla Famila, ci sono queste confezioni di gelato. Per esempio, qui ne ho una in rappresentanza, però ci sono anche vari gusti. Qui ho preso il sorbetto al limone di Sicilia. È un gelatino, però sono molto molto buoni. Anche la cheesecake, che adesso non c'ho qui, comunque vari gusti molto interessanti come gelatini, molto io li trovo buoni. Alla Daccadoro ho preso della Dellacler questi cookies, sinceramente a me non mi sono piaciuti, non li ho trovati dolci gustosi come altri cookie che ho assaggiato, per cui secondo me è quasi un no.
Però se volete provarli, io li ho presi da Cadoro e secondo me hanno il difettuccio che sono un po' meno dolci rispetto agli altri. Ho voluto sorprendere la novità dei Bibanesi che sono in questi mini sacchetti, per cui volevo solo dirvi che sono come i classici Bibanesi, solamente che sono confezionati in questi mini sacchetti. Però molto interessante il discorso di fare dei mini sacchetti perché se quando si apre un sacchetto si tende a finirlo, mentre l'altra confezione più grande io la devo richiudere con una mollettina e nel giro di 3-4 giorni, massimo 5, di guardare di finire la confezione perché entrando l'aria il Bibanese tende a perdere la croccantezza, mentre sui sacchetti piccoli vengono aperti e finiti, per cui rimangono più croccanti. Ho voluto assaggiare il ragù alla bolognese di Naturello, cioè ho voluto. Non c'era il ragù alla bolognese di Giovanni Rana, era completamente finito in tutti e due i supermercati che avevo guardato. Per cui, per non restare senza ragù alla bolognese, ho provato questo di Naturello. A me non è piaciuto. Aveva un gusto troppo di cipolla e come se ci avessero messo troppo pepe, per cui personalmente preferisco i sughi di Giovanni Rana, specialmente questo alla bolognese. Paste di mandorla all'arancia del Viaggiatore Goloso sono confezionate uno a uno e per cui non c'è, se si apre la confezione non c'è il discorso che entri l'aria e che gli altri si rovinino. E molto buoni, io li ho trovati molto molto buoni, hanno quella morbidezza che mi è piaciuta. Sempre alla Famila, Gran Art, questo dovrebbe essere il marchio, ho preso le linguine croccanti. Ci sono o le classiche, che sono quelle che ho preso io, oppure con l'aggiunta di olive. Molto interessante anche questo prodotto, io le ho trovate buone, sono della giusta croccantezza. Hanno quel pizzichino di sale che le rende gustose, per cui io le ho trovate buone. Un marchio che penso di aver preso alla Famila, che c'è la Famila che di solito ha vari marchi di pasta, questo qui, il marchio Mozzo La Nostrana, che dal forma della confezione penso che, no, linguine erano. Mi stavo per dire spaghetti, ma invece erano linguine. E molto buoni. Ogni tanto mi piace cambiare anche marchio di pasta e anche questo qui l'ho trovato buono. Della Lindt, le palline qui con i cereali al loro interno ricoperte di cioccolato. Se piacciono i cereali, i cereali soffiati, vedete che sono fatti veramente così al loro interno, vi devo dire che sono anche buoni. Un'altra cosa che ho assaggiato del marchio Naturello è questa, come si può definire, vellutata di finocchio. Questa qui con succo d'arancia e semi di chia. Gusto particolare, però niente niente male, un gusto interessante. Della pasta Zara, un altro sacchetto di pasta. Queste qui erano le perline, sono quelle pastine piccole che di solito in teoria si prende per fare la minestra. Io invece l'ho utilizzata per fare pasta in bianco condita con burro e grana. Mini roll wafer presi alla Famila, buoni anche questi, sono al gusto lime, uno tira l'altro. Di questa confezione vi devo dire che uno tira l'altro, sono mini, sono piccolini così, però vi devo dire che uno tira l'altro. Mini confezione di marmellata, questa qui era, vorrei, confettura di albicocche e io l'ho presa perché per fare colazione alla mattina, delle volte, non sempre, prendo le mini fette di Mulino Bianco, forse, quelle mini fette che sono con la mandorla e con i frutti rossi, se non erro, sì, frutti rossi dovrebbero essere. E ci spalmo sopra un po' di marmellatina e a posto così la mia colazione. Patatine del marchio Pata,
Ho preso questo qui, la patatina ondulata, questa qui, rispetto al cartoccio di San Carlo, le trovo meno salate. Però giusto per cambiare un po' di marchio di patatine, ho preso anche queste. Rimanendo sempre in tema di patatine, le Pringles, quelle alla paprika. Secondo me, quelle alla paprika sono le migliori perché hanno quel gusto un po' più salatino, picantino, che le rendono un po' più speciali. Perché le Pringles classiche ce ne ho anche una confezione in dispensa. Però le trovo poco salate, a me piace la patatina che abbia un po' di sale, mi sembra che abbia più gusto. E se dovessi scegliere tra le Pringles classiche e quella alla paprika, io prendo quella alla paprika. Soave gel, queste qui, le scamozzine pugliesi impanate, ogni tanto le prendo, le trovo in un negozio che vende surgelati. Sono buone, le preferisco alle mozzarelline perché avevo preso le mozzarelline ad Accadoro, mi sembra, e l'impanatura rispetto alla mozzarellina si staccava, mentre queste qui, le scamorze, queste qui sempre impanate così, l'impanatura rimane attaccata, bella aggrappata alla scamorza, per cui le preferisco anche per questo motivo. Le scaldo su una pentola antiaderente fino a quando mi accorgo che sono abbastanza soffici, che l'interno si è sciolto e a posto così. Di solito, cioè di solito, fanno l'esempio di metterle in forno sulla pentola come faccio io oppure sulla friggitrice. Sì, friggitrice. Io la friggitrice non ce l'ho. Il forno mi scoccia accenderlo per soltanto per le scamorzine, per cui uso il metodo della pentola. Di Matilde Vicenze ho preso l'amaretto d'Italia senza glutine e senza lattosio. Rispetto agli amaretti che vi ho fatto vedere prima del viaggiatore goloso, quelli mi sono piaciuti di più, questi un po' meno. Vi devo dire che in generale i prodotti di Matilde Vicenzi tendono a non piacermi molto. Della Novi, quadro, questo qui, questo cioccolatino qui che sembra tipo un cremino di quattro gusti, lo trovo molto molto buono. Infatti in dispensa ce n'è già un'altra confezione. Secondo me è un buon prodotto, è del marchio Novi. Zucchero, sapete che ogni tanto non prendo i classici zuccheri, mi piace cambiare zucchero. Questo qui è dell'Alce Nero, grana fine, zucchero di canna chiaro. Poi dimmi di sì, ho voluto provare il burger fresco con carote, piselli e miglio. Buono anche questo. Sapete che ogni tanto prendo qualcosa di questi hamburger vegetali, giusto? Per cambiare cena, perché di solito questi prodotti li faccio alla sera. Particolari, ma buoni anche questi. Di solito mi avete visto prendere quello agli spinaci di un altro marchio che adesso non mi ricordo più il nome. Comunque sono quei prodotti che si trovano almeno nei supermercati che frequento io, c'hanno proprio il reparto di prodotti per vegetariani, per cui c'hanno quel scaffalino e io di solito bazzico qualcosa e di solito prendo sempre gli hamburger. Per finire, il classico Magnum alle mandorle, molto molto buono. Questo è un classico gelato che va mangiato tranquillamente. Ok, vi ho fatto vedere questi prodotti finiti, cibo finito, a me non resta che salutarvi e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!